ogni essere umano in realtà è un'opera d'arte, unica e irripetibile. Devi essere cosciente che nessuno ha mai visto il mondo come l'hai visto tu, dai tuoi occhi, da quel punto di vista lì. L'hai sentito solamente tu. E anche in futuro nessuno lo vedrà più come l'hai visto tu, il giorno che tu chiuderai gli occhi. È nata nel 2005, è nata per caso attraverso un libro fotografico che si chiama Divi di Rimini ed era un ritratto dei Bagnini. Nel realizzare il libro era finito, avevo bisogno di qualcosa che sapesse più di mare. Ho detto sì, la copertina avevo messo questo bel bagnino con il moscone e così via, però ho detto ho bisogno di realizzare un oggetto, un materiale, qualcosa che sia più vicino al mare, che uno come lo vede gli ricorda la nostra riviera. Allora mi è venuto in mente il tessuto delle brandine. Io, voi mi avete nominato imprenditore, ma io non sono un imprenditore, io nasco come designer, io ho una figura, ho una preparazione totalmente artistica. Io cosa sto facendo? Sto facendo questa mostra che si chiama The Art to Sell a Bag. È una mostra che esplora il confine tra arte e pubblicità, tra arte e commercio. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare sia con le agenzie di pubblicità che con gli artisti. E quindi ho capito qual è la vera differenza che c'è tra lavorare con la pubblicità e lavorare con l'arte. Cioè l'arte, se la sposi, deve avere la capacità, la volontà e la possibilità di andare nel mondo che l'artista ti propone. A me spesso mi rompo sempre le scatole, ma te sei un designer, sei un imprenditore, sei un artista, cosa sei, no? Ma no, tu non sei più un artista, non sei più un designer, perché adesso sei messo a fare brandina. E quindi sono sempre abbastanza... Non ti cataloghi? Sì, io faccio fatica, diciamo, a capire cosa sto facendo, perché sto facendo una cosa nuova per me. Quindi, con The Art to Sell a Bag, cosa sto facendo? Sto cercando di affrontare questo mondo dell'arte, però non realizzando semplicemente un'opera, di nuovo il quadro più giallo o più verde, ma inserirlo all'interno di un contesto che è strettamente legato al commerciale. Ci sono modi anche semplici a volte di portare l'arte in altri campi. Per me non c'è un movimento, un momento creativo che parte senza un riferimento all'arte, sempre. E questo avviene da tanti anni. Cioè io ho portato la mia passione personale nell'abbigliamento. È un sistema che forse ha superato le categorie. Per questo farsi la domanda se sono un artista, un designer, un imprenditore, in questo momento non ha nemmeno più senso, perché forse non ci sono più queste categorie. Il tema del nostro tempo è il tema della autorità del nome, che è più importante di quello che ho detto, perché ha un nome, può fare una cosa anche che non ha mai visto, perché mette il suo marchio, il nome e il marchio coincidono. Quindi, partendo da questo concetto, noi possiamo avere uno che nell'ombra produce e uno che nella luce firma. Una cosa che a un tempo non poteva capitare, perché il sistema di produzione era legato alla manualità dell'artista. Allora, il tema di oggi è l'autentico
che prescinde dall'autografo. Cioè, se io dico che un foglio, questo libro qui, che è fatto da un altro, lo firmo e diventa mio, l'oggetto ready made, come diceva Duchamp, diventa mio. Quindi l'autenticità di una cosa è legata solo al nome, non al fatto che io l'abbia fatta, non devo averlo scritto o fatto io. Si è fatto da solo, io prendo questo bicchiere, questa è un'opera di Sgarbi, e il bicchiere l'ho lasciato, e diventa mia, la tocco io. Questo è il tema così forte dell'arte contemporanea, che ha sovvertito i criteri di autografia, i criteri di produzione, i criteri di manualità, e ha introdotto come egemone il tema di autenticità. Autentico è ciò che io decido che sia mio. Poi c'è da aggiungere anche che in una società come la nostra ormai, nella postmodernità in cui i parametri, i valori di giudizio, i giudizi di valore della tradizione dell'arte sono crollati, l'economia diventa quasi un valore estetico, cioè l'alto prezzo di un quadro rende il quadro più appetibile ai livelli alti del collezionismo. Quindi questo è oggi la situazione del sistema dell'arte, che è una catena di Sant'Antonio in cui c'è la divisione del lavoro intellettuale: l'artista che crea, il critico che riflette, il gallerista che espone, il collezionista che tesaurizza, i musei che storicizzano, e poi c'è i media che celebrano e il pubblico che contempla. Questo ha sviluppato una sorta di superarte, l'arte contemporanea, che parte già con prezzi fuori dalla norma, proprio perché ripaga tutti i soggetti del sistema dell'arte che con propria autonomia sviluppano un lavoro di visibilità e di valorizzazione del contemporaneo. Le regole del mercato si basano su una legge economica fondamentale, che è quella della domanda e dell'offerta. Più aumenta la domanda, con un'offerta molto debole, e più l'artista sale di prezzo. È anche ovvio questo, no? Nel mondo moderno, purtroppo, viene sempre più legato l'opera d'arte al valore economico. Cioè, è veramente, spesso i quadri sono assegni attaccati alla parete. Piace molto dire: l'ho pagato 10, vale 20, per far vedere quanto uno è bravo, non so, come con le azioni, no? Le azioni l'ho pagate 5, valgono 10. E quindi è un asset molto speculativo. Perché? Perché non ti paga un affitto, non ti paga una rendita. Se tu compri un botto e tu sai che ti rende il 2-3% ogni anno, ecco bene, questo è il suo valore, 2-3% ogni anno. È ben diverso comprare un qualcosa che invece vale solo quanto qualcun altro ti paga. Può avere un valore immenso, no? Molto di più, o può anche valere molto di meno. Arte e mercato sono due realtà simbiotiche, no? Osmotiche, una, come dire, è impensabile senza l'altro. Questo in particolare da quando gli artisti hanno smesso di lavorare solo per committenti come sovrani e papi, eccetera, invece hanno venduto la loro merce sul mercato. La loro è una merce particolarissima, proprio perché appunto è una merce, è puro valore di scambio, e quindi in questo senso è la merce pura per eccellenza. Dedicare del tempo all'immaginazione, al sogno, all'impossibile, è molto importante. Quante persone pensano che dedicare del tempo all'immaginazione sia importante? Pochi, nessuno.
Cioè uno si mette lì e immagina, è un lavoro della Madonna. Solo che è così impegnativo a livello artistico che pochi lo sanno fare. Qualsiasi intervento artistico deve essere scorretto, deve rimettere in discussione la morale di ciò che dicono che è corretto. L'arte deve andare a toccare lì dove non hai il coraggio di andarci da solo.